Come si sta dentro se stessi? C'è un segreto profondo, che è quello dell'immagine e della nostra capacità di trasformare le cose, le situazioni in immagini. Anziché dire il mio rapporto non funziona, anziché dire non so, il mio lavoro non mi piace, anziché dire da domani lo lascio o la lascio, anziché dire dopodomani mi metto a dieta, c'è un'altra cosa da fare molto più importante per le leggi dell'anima: trasformare la situazione in immagini. Mirella mi dice, nel rapporto con Luciano io stavo veramente male, e io gli ho detto chiuda gli occhi. Male come? Ma non saprei, tutti noi rispondiamo sempre, non saprei. Chiuda gli occhi, cerchi un'immagine. Ecco, l'immagine mi sembra di essere come in un carcere. Ecco, mi descriva bene questo carcere. Beh, è una stanza con poca luce, però ci sono le sbarre al posto delle finestre ci sono le sbarre, ecco, da lì entra un po' di luce. Io le ho detto sempre occhi chiusi. Cosa potrebbe succedere? In questo carcere c'è qualcosa che può succedere? Al primo incontro mi ha detto di no. No, non succede niente, sono incarcerata, sto qui, non posso farci niente. Ma dopo due o tre incontri, stando sempre nel carcere, un giorno ha visto entrare attraverso le sbarre un uccellino. Poi l'uccellino ha portato altri due o tre uccellini. Cioè l'immagine è cambiata. Il carcere è diventato un posto in cui potevano entrare oggetti volanti, gli uccellini. Qualcosa che volava è entrato nel suo mondo. Quindi quando noi non stiamo bene, quando le cose non vanno bene, il problema non è accanirsi. Assolutamente, non è accanirsi. Ecco il numero di Rizza di questo mese. Ma ricordarsi sempre che dentro di noi c'è una creatività vitale, qualcosa che ci crea, che ha soluzioni inimmaginabili. Se tu ti dici sono chiuso in questa situazione, se tu dici con Roberto o con Francesca non funziona, e subito pensi alla soluzione, la lascio, non la lascio, tu non ce la puoi fare, nessuno ce la può fare, è un pensiero comune. Se però cominci a dire a cosa somiglia un carcere, ok, e quindi vedo l'immagine del carcere, nel mondo delle immagini non ci sono soluzioni, ci sono immagini che rincorrono, che trovano altre immagini. Quell'uccellino che è entrato nel mondo della mia paziente, seguito da altri uccellini, ha aperto nuovi mondi. Nel mondo delle immagini possiamo fare cose che nel reale non accadono. È per questo i bambini adorano le fiabe, perché usano il cervello per come va usato, danzando fra le immagini, e le fiabe sono danze di immagini, le immagini che danzano e che non ci chiedono soluzioni, la soluzione la trova da sé il personaggio, no? E questo vale per ciascuno di noi. Che immagine è nella mia vita questa? Sto tradendo mio marito, ne parliamo su questo numero di Rizza, no? Che immagine c'è nella mia vita? Mi sento da un lato come un gabbiano e dall'altro lato mi sento come una pianta che non riesce a muoversi. Quindi il segreto è fare in modo che le due immagini coesistano, non che si sceglie. Nelle immagini le cose sono più semplici. Il numero di Rizza di questo mese è dedicato a utilizzare un lato del cervello molto semplice da usare, che ha molte, molte, molte più soluzioni dei nostri pensieri. Ciascuno di noi, per ciascuno di noi l'anima ha una sua strategia. La strategia di Raffaele, di Veronica, di Fabio, di Giovanna, di Michela, di Elisa. Ha una strategia. Ma perché questa strategia funzioni? Bisogna che noi la smettiamo di pensare al nostro personaggio e che incominciamo invece a vedere le immagini che vengono a trovarci. Se
non riesco a uscire da una situazione e l'immagine è quella del carcere, beh, io chiudo gli occhi e guardo il carcere. Guardo bene la stanza del carcere, guardo bene le sbarre in cui mi sento chiuso. Le sbarre però hanno uno spiraglio, qualcosa può entrare e qualcosa può uscire. Può venirci a trovare un animale, ma gli animali che vengono a trovarci sono come nei sogni, simboli antichi, qualcosa che riguarda le aree del cervello che sanno fare cose che non sappiamo di sapere. Non c'è in noi un elemento volatile? Non vogliamo a volte con la mente da una parte all'altra? Quindi un uccello che è entrato nel suo mondo apre possibilità che la mente non trova. Ecco, l'autostima, nel senso profondo del termine, non è dirti che sei forte, che sei bravo, come molti idioti insegnano. L'autostima non è dirti che ce la farai. L'autostima non è guardarti allo specchio e vedere se hai muscoli forti. Tutti gli sforzi che fai all'esterno sono gabbie in cui ti chiudi. L'autostima è ragionare con le immagini. Nell'immaginario noi siamo ciò che siamo. E ognuno di noi, quando è ciò che è, ha la sua strada da percorrere, non un'altra strada. Chi percorre la sua strada può trovare conflitti, può trovare battaglie, può perdersi, ma è la sua strada, non ce ne sono altre.